Ciao ragazzi, io sono Red e oggi recensiamo finalmente una pistola che mancava da un po' su questi schermi, quindi procediamo. Si parla della AKK-45C Compact della Umarex e sigla. Cosa posso fare per te? Bene ragazzi, come detto questa è la CT45 FDE della Umarex, molto molto carina. La prima cosa che mi ha colpito sicuramente l'estetica, che si va a distaccare un po' dalle solite Glock o dalla solita pistola da software a cui siamo abituati. Prendendola in mano sin da subito si può sentire come i componenti siano stati assemblati e messi insieme in modo tale che la pistola sia solida e compatta. Non ci sono infatti giochi o sbattacchiamenti tra i componenti della pistola, che sinceramente è una delle cose che mi danno più fastidio e denotano anche una qualità interna della pistola di un certo tipo. Altra cosa molto utile di questa pistola è che sia completamente ambidestra. Troviamo infatti sia il tasto di rilascio del caricatore, che la leva di rilascio del carrello, che ovviamente il selettore di fuoco, ambidestri, quindi presenti anche sull'altro lato della pistola. Molto utile, ma anche, devo dire, molto figa. Altra cosa molto utile di questa pistola è la presenza del selettore di fuoco. Così è in sicura, mentre così è in colpo singolo. È estremamente comodo sia spingere in su la leva e metterlo in sicura che tirarlo giù e metterlo in colpo singolo, e soprattutto evita, come spesso accade nelle Glock con la sicura a grilletto, che si vadano a sparare dei colpi quando non si vuole. Molto molto pratico e anche semplice da posizionare, veramente figo. Ultima nota sul selettore di fuoco: ha una terza funzione molto molto utile, che è quando abbiamo il cane caricato, andando a premere completamente in basso sul detto selettore di fuoco, il cane si disarma in questa maniera. Viene soprattutto utile quando abbiamo il cane armato e non vogliamo scaricarlo togliendo il caricatore e premendo il grilletto, perché ci basta con il cane armato semplicemente andare a premere in giù e questa si disarma. Direttamente legato poi al selettore di fuoco c'è anche il grilletto, che prima di tutto ha una forma che ti avvolge il dito in maniera veramente croccante. Infatti il dito trova subito la sua posizione, non rischiate di andare a metterlo in posizioni sbagliate e sminchiare il tiro. Altra cosa interessante è che il grilletto è a doppia azione. Questo significa che, messo in colpo singolo, quindi tolta la sicura, quando andiamo a sparare, come potete vedere, il cane si arma e spara senza dover tirarlo indietro. Quindi possiamo parare in questa maniera o così. Il vantaggio di questa cosa è che la pistola è sempre pronta a sparare o a non sparare. Infatti se la mettiamo in singolo ovviamente la pistola non spara, come potete vedere, ma allo stesso tempo possiamo anche disarmarla quando non ne abbiamo bisogno. Quindi rende la pistola molto affidabile, in quanto quando non vogliamo sparare non c'è pericolo che si spari, quando vogliamo sparare abbiamo reattività e velocità. Molto molto carina ragazzi, questa pistola mi sto hypando anch'io mentre ve la recensisco, rendetevi conto. Come vi stavo dicendo prima, il fatto che la pistola abbia tutte queste funzionalità e sia stata studiata in modo tale che l'operatore la possa usare e si possa adattare alle differenti situazioni è indice di una pistola che è stata ben studiata. Infatti gli interni e le funzionalità di questa pistola sono eccellenti, non solo perché sono comode, ma perché proprio si vede che hanno pensato di realizzarle in modo tale che sia funzionale all'operatore. Per quanto riguarda invece l'ergonomia della pistola, non tanto per i tasti e il grilletto, ma più che altro per il feeling in mano e per come è riuscita a impugnarla, devo dire che anche qui mi ha sorpreso molto. Infatti, per quanto l'impugnatura sia in plastica per alleggerire la pistola, questa vi rimane solida in mano. La sentite proprio che si incastra bene. È infatti facile utilizzarla, è ben bilanciata, in quanto il carrello è in metallo, quindi bilancia bene la pistola, il rinculo è secco, spara veramente bene e non c'è il pericolo che vi vada a scivolare di mano o che dobbiate stare lì a pensare come la state tenendo per paura che andiate a smirare o altre cose. Anche qui veramente ben realizzata. Anche la tacca di mira fa il suo sporco lavoro, è semplice andare in puntamento anche grazie ai due pallini ad alta visibilità nella tacca posteriore e poi ovviamente quello frontale invece sulla tacca anteriore. La volata frontale, oltre ad essere colorata di arancione, che è terribile, ma quello lì poi dopo si può pittare nel caso, è provvista di filettatura per il silenziatore, che ovviamente a noi nel software non serve, però rende e dà quel tocco estetico alla pistola che sinceramente non guasta mai. La pistola è poi provvista di loghi ovviamente originali su licenza della Heckler & Koch, che anche questi qua non dispiacciono proprio per niente. Molto carini anche quelli sullo sportello di espulsione, compresi anche del calibro e della modalità di fuoco. Tra l'altro lo sportello di espulsione è veramente molto realistico, sembra fatto in ghisa, ovviamente non è fatto in ghisa, però la colorazione e la satinatura è molto molto ben fatta, davvero ragazzi. È una pistola che regala delle gioie incredibili. Questa. La pistola è ovviamente a gas, si carica ovviamente con green gas tramite questa
valvolina qui, tiene 20 colpi. Anche questo è abbastanza ben realizzato, è il vostro standard caricatore da pistola a gas. Come ultima cosa troviamo un risso sotto la canna per attaccarci torcia, mirino laser o accessori generali. E ta-da-da-da, me l'ha mancato. Numero di serie univoco, come tutte le pistole che si rispettino. Bene ragazzi, passiamo adesso alla prova di tiro. Carichiamo il nostro caricatore, ci mettiamo il Nuprol rosso. Oh, non perde niente, eh. Hai visto com'è entrata giusta? Senti, senti che non fa niente. Non fa neanche... Lo carichiamo coi pallini, li possiamo andare a mettere direttamente da sotto perché c'è lo spazio. Quindi andiamo a caricare in maniera briosa. Non so perché vi sto facendo vedere io che carico la pistola. Matteo del futuro, montalo nei bloopers. Bene, non ve la carico tutta perché sennò ci vogliono 2 ore e andiamo a sparare. La pistola è pronta, la mettiamo in colpo singolo. Il rinculo è molto secco, eh. Se guardate proprio sul braccio... Che non ti si muove di un millimetro. Che non mi si muove, perché io sono troppo grosso e quindi non si muove. Però il punto è che quando andate a sparare lo sentite proprio che fa... Poi adesso perché sono tirato così, se io mi metto così si muove leggermente di più. Potete anche guardare la porta che in realtà si muove nello stesso modo. Esatto. Però a differenza della Glock comune, quello che noto è che quando io vado a sparare l'oscillazione del colpo dato dal rinculo della pistola è molto minore. Questo perché avendo un peso bilanciato, quando andate a sparare la pistola, che non è né troppo leggera né troppo pesante, non vi oscilla e va un po' da tutte le parti, ma ha il peso giusto per rimanere, avere un rinculo sicuramente secco. Si chiama rilevamento. Presidente, grazie. Abbiamo l'istruttore di tiro. L'istruttore di tiro qua dietro che ci dà una mano. Avendo quindi un rilevamento che per l'amor di Dio è secco e duro e tutto quello che volete, ma allo stesso tempo è corto, vi permette una volta sparato non di andare a avere la pistola che una volta vola da una parte, una volta vola dall'altra, ma di tornare poi subito nel punto dove eravate. Anche voi sparate in un secondo, neanche in 0,5 millisecondi, tornare subito nella posizione giusta. Riassumendo, quando sparate la pistola sì, vi rincula in mano, però è corto e violento come il pene di cosa, che vi offre quindi un ottimo controllo del rilevamento e ritorno alla posizione di mira esattamente dove eravate. Molto molto carino. Bene, direi che è arrivato il momento di tirare le conclusioni su questa bellezza. Nel titolo del video vi ho clickbaitato dicendovi: è la miglior pistola da soft air? Beh, ci va molto vicino, secondo il mio parere, ovviamente. Questo perché ha delle qualità che personalmente, ma anche in maniera abbastanza generale, si vengono e si ricercano all'interno di un'arma da soft air secondaria, come può essere la pistola, o primaria, a seconda che siate veramente molto bravi. Dai, devo fare la gag da mettere nei bloopers. Non mi preghi più, te. Dai, devo fare la gag da mettere nei bloopers. In poche parole, è una delle pistole... Cioè, ci rendiamo conto. Tra queste caratteristiche c'è sicuramente... Lo ripassi, per favore? Assolutamente no, perché... Siamo lotta... Tanto di cappelli buoni ne abbiamo, di la neve. Sono le 7:15, le 7:15. No, e io sono qui... Sono le 7:15. E qui a tirargli il cappello così lui me lo può tirare in testa. Cioè, ci rendiamo conto. Cambio di recensione al mondo, questo bellissimo pattern. Cioè, io sono qui a 7:15. Pareo estate 2K19. Guarda che bello. Cosa sta succedendo? Questa colorazione, come cosa si può sta dire? Succedendo? Un po'. Non so. Come si può chiamare un pattern? Tu vai di là ad aggiustare il mio c***o di fucile che hai devo... Hai ragione anche tu. Questo è tuo, questo è mio. Ma ci sta tipo fare la recensione e a un certo punto tagli a caso, c'è il cappello qui. Sta andando a prendere altri cappelli. Voi non l'avete visto, ma ha tirato 5 cappelli insieme. Io quitto questo lavoro e vado a fare il pescivendolo. Grazie, mi hai fatto scoprire la mia vera vocazione. Sciocchezza a parte, ragazzi, questa pistola possiede, come vi ho fatto vedere, una serie di caratteristiche che la rendono molto superiore alla media. Prima tra tutte sicuramente l'ergonomia. Infatti, oltre ad essere salda in mano, anche il rinculo dato dallo scarrellamento, ovviamente dalla parte in metallo del carrello superiore, è secco, ma è bilanciato e si bilancia insieme alla pistola in modo tale che quando andate a sparare non ci sia un grosso divario tra i colpi che sparate in successione, che quindi la pistola non vi vada a smirare in maniera inappropriata. Mi ha sparati 8, mi ha colpito con 3. Ho sentito vergogna il cuore, ho capito tutto. Cioè,
oltre ad avere un'ottima ergonomia, anche i materiali che compongono la pistola sono di ottima qualità, per quanto uniche due piccole pecche che il cane e il selettore di fuoco siano in plastica, cosa che un pochino mi fa storcere il naso perché sono fan del realismo e penso che si sarebbe potuto utilizzare un materiale un pochino più resistente. Mentre si parla di tasti, aggiungo anche che la leva di rilascio del caricatore è un pochino più macchinoso rispetto ai soliti tasti di sgancio del caricatore presenti su altri tipi di pistole. Non lasciatevi scoraggiare da questa cosa, in quanto non è troppo macchinoso riuscire ad utilizzarlo o farlo in maniera abbastanza veloce, dovrete però imparare a tenere la pistola in maniera leggermente diversa a quello a cui siete abituati, nulla di impossibile. E per le due parti invece in plastica, è vero che sono in plastica ma sono altrettanto resistenti, in quanto il cane ovviamente non deve svolgere la funzione di un cane vero, quindi non è necessario che sia in metallo, e in generale la pistola performa in maniera eccellente, e se mai si presentassero dei problemi potete andare a sostituire in maniera semplice ma soprattutto economica. Proseguendo poi sulle caratteristiche peculiari di quest'arma che la rendono veramente una spanna sopra le altre, c'è sicuramente anche la precisione. Come detto prima, oltre a non andare a smirare quando andrete a sparare, anche la precisione di una pistola comunque a gas direttamente fuori dalla scatola è impressionante, in quanto spara in maniera estremamente precisa, e anche andare in puntamento e tenerla ovviamente in posizione puntata è estremamente semplice. Il caricatore vi offre 20 colpi che sono più che abbastanza, soprattutto grazie alla sua precisione, per fare abbastanza tango e completare la vostra partita con un sacco di kill nella saccoccia. Abbiamo un RIS sotto la canna che ci permette di montare una torcia, un laser, un lanciagranate se vogliamo. Tra l'altro è possibile rimuovere le tacche di mira, questa tacca di mira perlomeno superiore, per metterci un mini dot che vi permette di andare in puntamento in maniera ancora più semplice. E infine il grilletto è qualcosa di molto particolare. Il fatto che abbia questa curva a mezzaluna permette al dito di andare in posizione e non rischiamo di andare a premere il grilletto in maniera sbagliata e quindi sparare storto. È una cosa molto molto carina che ci permette di aumentare la nostra precisione, anche se non siamo dei veterani di questo gioco e quindi non spariamo con frequenza, ed è l'ennesima prova che gli interni come gli esterni di questa pistola sono stati ben pensati e ben congegnati in modo tale che l'operatore la possa utilizzare in maniera semplice ma soprattutto efficace. Veramente veramente carina, ragazzi, sono veramente molto contento. Questa è un'ottima scelta per tutti quelli di voi che vogliono prendersi e hanno piacere di giocare con un'arma secondaria che non li lasci mai a piedi, che sia precisa e vada diretta all'obiettivo. Bene, questo è tutto quello che ho da dirvi sulla CT45. Spero che il video vi sia piaciuto. Vi ricordo di andare a mettere like al video di 2 settimane fa dove c'è il commento 6 mm per recensire il fucile Orrido, che è una recensione che voglio fare, quindi andate a metterci like, vi prego. Noi ci vediamo settimana prossima con il nuovo video e stay hungry. Devo dire che la prima cosa che salta all'occhio è sicuramente la qualità dei materiali con cui me lo sono infilato in culo. Bene, partiamo parlando dei materiali. Prima cosa che salta sicuramente all'occhio è che io adoro il cazzo. Ciao ragazzi, io sono Red e oggi